Sì, e bentornati alla nostra rubrica Dalla terra alla padella. Sono in compagnia di patron chef Anthony Marra e l'executive chef Franco Di Dio. E ci troviamo a Castellana Grotte in Puglia, al ristorante Bistrot di Anthony Marra. Anthony, sappiamo bene che le tue ricette sono semplici ma nello stesso tempo innovativi. Quindi meravigliaci! Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Per la ricetta che stiamo presentando ci servirà una zucchina, del parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, del pan grattato miscelato con semolino e pane bianco, un pizzico di sale e un pizzico di pepe, dell'olio extravergine di oliva che non deve mai, mai mancare, ed infine l'ausilio di un pirottino. Procediamo con la zucchina, quindi andiamo a lavare e ammondare per bene la nostra zucchina con l'ausilio di una mandolina andremo a fare della filangere, quindi delle fettine molto sottili di zucchina per intenderci, che si possono fare anche a mano. Noi abbiamo l'attrezzo e quindi per velocità utilizziamo il nostro attrezzo. Questa zucchina viene messa in una bowl, verrà condita semplicemente con dell'olio extravergine di oliva del pane grattugiato, sale, pepe quanto basta, quindi Franco ora sta mettendo il pane, una bella grattata di parmigiano, consiglio formaggio grattatelo sempre al momento, non tenetelo mai grattugiato in frigo perché diventa coagulato perde il suo aroma, invece in frigo, in una carta, semplicissima, le carte del pane, perché deve respirare, deve continuare il suo processo di stagionatura, deve asciugarsi. Quindi una bella grattata di parmigiano almeno 24 mesi, non prendete inferiore 24 mesi, altrimenti andrete a grattugiare la saponetta al posto che il formaggio, andiamo a speziare per bene il nostro composto e lo andremo a coppare nel nostro pirottino. Da dove nasce questa ricetta? Eh, questa ricetta nasce un giorno, mi sono alzato, sono venuto in cucina, Franco mi stava aspettando, ho detto Franco voglio presentare il capocollo di Martina Franca, però metterlo così su un tagliere a me non piace, è un prodotto nobile, se dobbiamo fare dei centrotavola, se dobbiamo impreziosirlo, dobbiamo valorizzare anche l'estetica, con cosa lo abbiniamo? È grasso, il capocollo comunque rilascia quando lo mangi, una patina in bocca. Ci è venuto in mente la zucchina alla poverella. Ah. Ok, la zucchina alla poverella, però ho detto, Franco, onestamente, è un po' banale, no? Dico, la dobbiamo rivisitare. Effettivamente Franco ha detto, sì, sì, hai ragione. Allora ci siamo inventati, perché non la scomponiamo tralasciando i sapori e le origini delle nostre nonne, delle nostre mamme, ma servendolo in chiave moderna. Quindi cosa ci siamo studiati? Abbiamo fatto questa julienne o filanger di zucchina. Ci abbiamo messo del pane grattugiato perché ci darà la croccantezza al nostro piatto, del formaggio che ci farà anche da collante in forno e poi verrà condito prima di servirlo con dell'olio extravergine di oliva una manciata leggera di aceto, un po' di mentuccia tritata o erbette e un pizzico di pepe. Insieme a questo, a questo composto verrà abbinato il nostro capocollo di Martina Franca. Che vi invito a guardare il video per vedere il piatto finale. A questo punto, il nostro pirottino è, pr è pronto e Franco lo andrà ad infornare ad un forno statico a 180 gradi per circa 10 minuti. Passati i nostri dieci minuti, come vi avevo preannunciato. Franco è andato a ritirare il nostro sformatino di zucchina dal forno, quindi con calma. Ovviamente voi aiutatevi con un torcione perché Franco ormai ha sviluppato delle mani d'acciaio, quindi riesce a resistere a temperature sovraumane. Condiamo la nostra Giulietta per darci. Solo ed esclusivamente un po' di freschezza e un'alzata al nostro piatto per valorizzare meglio il tortino. Potete fare una manciata con la mano se non avete un coppapasta o potete fare quello che volete: sentitevi liberi. Noi usiamo il coppa pasta perché ci piace in questo modo, ma nulla toglie che potreste fare? esatto ok quindi potreste fare quello che volete abbiamo aggiunto il nostro tortino di zucchina ora puliamo sempre il nostro piatto continueremo la nostra preparazione aggiungendo dei petri di capocollo ora franco per piacere in maniera molto molto a rilento fai vedere a casa come fare semplicemente il petalo del capocollo in modo da poterlo riprodurre in questo qua. E iniziamo a fare una scalinata di petali di capocollo. Vedete? Fallo rivedere Franco piano piano. Sì? In questo modo ruotiamo il nostro piatto, vai Franco. Vedete come potete notare, abbiamo dovuto alzarlo un po' il tortino, perché altrimenti col petalo, se non avevamo quella base di altezza sarebbe scomparso. Quindi un peccato far scomparire questa preparazione. Quindi, Franco ha quasi finito il giro del capocollo. Benissimo questo è un centrotavola che tranquillamente fa la sua scena. Noi ci siamo preparati delle decorazioni con la buccia del pomodoro, in cucina non si butta via nulla. Ci siamo preparati una rosellina. Ci aggiungiamo della portulaca, in dialetto ve lo devo dire chiamata la purchiazza, ecco. però in italiano la si chiama portulaca. Mettiamo due foglioline, un po' di finocchietto selvatico che ne abbiamo tantissimo. Ultimiamo il nostro piatto con delle goccine di aceto di mele molto molto leggero, va bene così, Franco. Come vedete, il nostro piatto è pronto, manca solo da gustare. E ricordate: una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!